Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dedicato ai vostri video. Eccoci qua un'altra volta con una puntata dedicata ai vostri orologi e a voi che state guardando, i cosiddetti amici del canale che diventano i protagonisti del tubo. E ci fanno vedere i loro orologini e noi li commentiamo tutti assieme, un po' io un po' qua e voi un po' là sotto, dove volete commentare sotto. Chi arriva primo commenta per primo, chi arriva secondo per secondo, funziona così, no? Speriamo che oggi ci siano degli orologi un po' decenti, no? Niente ciofeche, niente robe strane, perché ultimamente ci sono dei personaggi strani, in questo simpatico hobby. Comunque, come partecipare lo sapete, un bel video in orizzontale, 7-8 minuti al massimo, ma che siano concisi, rapidi, veloci, sciolti, voce un pochino, no, col diaframma elevato, e così, insomma, tutti ci divertiamo ad ascoltare, no? Come partecipare? Qua sotto c'è sovraimpressione. Adesso vi faccio vedere l'orologio del giorno, che oggi è questo bellissimo Longines Skin Diver. 300 metri di impermeabilità, 42 mm di diametro cassa, che indosso con questo simpatico cinturino artigianale dell'amico John Cool Straps, che è partner ufficiale del canale, e ogni tanto lo devo nominare, no? Se no che partner ufficiale è? Facciamogli un po' di pubblicità a questo ragazzo. 42 mm, è un orologio maschio, un orologio virile, che io indosso sulla spiaggia, mica come voi che andate al mare con gli orologini, quelli con gli skin dive da 38, PTPTPTP, orologi maschi, così, 42 mm, boom, hai capito? In mezzo agli ombrelloni, oni, primo, oni fa rima con coglioni, però vabbè, lo stesso. Primo video, dai. Ciao Davide, sono Alberto e oggi ti faccio vedere parte della mia collezione che ho portato con me a Torino, dove studio ingegneria meccanica magistrale al Politecnico. Grande. Il primo orologio è questo Squale 1521, Top. il vecchio modello, infatti la cassa firmata. La particolarità di questo orologio è che è firmato tre volte da Squale, Eh c'è sì. il logo a ore 12 essendo un modello Squale, il logo a ore 6 che sta a indicare che la cassa è Squale, e infatti è il logo presente anche su altri orologi di altre marche che però usano cassa Squale, Yes. e poi E il poi. logo al lato della cassa. Avevo recensito proprio questo orologio qua, mi sembra, blu, così, stesso modello, 1521, me l'aveva prestato l'amico Caramaschi per fare la recensione, io l'avevo recensito volentieri, è un bello orologio, sì, in effetti, un po' ridondante, cioè squale, 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 abbiamo capito che è uno squale, cioè, non serve nemmeno poi esagerare così tanto, però. Ora hanno aggiornato il modello e il logo, la firma sulla cassa non è più presente, ci sono Meno male. solo queste due. È già E due. il movimento è un SV200 di sellita invece che un'ETA come in questo. Del movimento mi interessava poco, sinceramente, ero più interessato ad avere il Ma sì. modello con la firma sulla cassa. Infatti l'ho cercato, una volta trovato a un prezzo giusto, ho sparato. Bravo. Poi, altro modello con una particolarità è questo Seiko SPB Mi 149. Questa qua è la piace, top. prima limited edition che è uscita quando è stato presentato l'orologio insieme alla colorazione grigia e marrone. Infatti, si può notare qua a ore 3 manca il lume. Se guardi sulle nuove referenze è presente il lume, il modello è stato aggiornato, penso per una questione di normativa Prospex che effettivamente potrebbe chiedere di avere il lume su tutti i 12 gli indici. Magari tu ne sai qualcosa in più di me sulla normativa, No, però no, ragionandoci un attimo, penso che sia per questo motivo più che per un motivo estetico, visto che così comunque è abbastanza pulito secondo me. Gli altri modelli sono stati aggiornati ed è stato aggiunto il lume. Questa qua, essendo una limited edition con una tiratura limitata di pezzi, non è stata aggiornata e non sarà mai aggiornata, quindi rimarrà sempre così. ora ti hai detto normativa Prospex, che io non so cosa sia, probabilmente ti sei sbagliato, penso tu intendevi la normativa ISO, che è quella che delinea le specifiche per gli orologi subacquei, i cosiddetti, no? Che poi secondo me lascia un po' il tempo che trova perché non li usa nessuno, poi cambiano, si modificano nel tempo, un anno sono queste, l'anno dopo sono altre, poi secondo me ci sono certe case che le rispettano, nel senso che ho costruito questo orologio rispettando i requisiti bla 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 bla. Non c'è nessuno che lo certifica, sono loro che rispettano quei requisiti lì, cioè.
Cos'è? Questo qua non rispetta nessun requisito, perché voglio dire, no, però, cioè, che mica me ne frega, ci vado al mare, io ci devo andare, non è che devo andare a fare le immersioni con la bombola. Altro diver, Oris Aquis, la versione più piccola, e questo orologio ha delle linee moderne, non si ispira a nessun modello vintage della casa e niente, rispetto agli altri ha l'almetta in ceramica che comunque su questa fascia di prezzo e da un brand importante come Oris è sicuramente qualcosa di carino. E poi questo color blu notte, che in certe angolazioni di luce quasi sembra nero, quindi diciamo l'ho trovato molto interessante e sono felice di questo acquisto. Sì, dici la lunetta l'inserto ghiera in ceramica su questa fascia di prezzo. L'inserto ghiera in ceramica lo mettono anche sugli orologi cinesi da 100 euro. Poi non so se la qualità è la stessa, ho i miei dubbi, però per dire che non è che ci vuole tanto. Quelli che non utilizzano l'inserto ghiera in ceramica è per scelta a questi punti, no? Voglio dire, questo qua non è in acciaio, tutto nero in acciaio, è una scelta stilistica particolare. Sono quelli che ce l'hanno in alluminio, quelli che ce l'hanno ricoperto di vetro zaffiro, quelli in. Il mio Oris Diver 65 Bronze costa una lira di Dio, quasi quanto l'Aquis, eppure c'ha la ghiera in bronzo, l'inserto ghiera, no? Quindi non è luminescente, non c'ha niente di particolare, si consuma anche volendo, no? Sono scelte stilistiche, non è che. Va bene, poi mi dire, l'inserto ghiera in ceramica è, diciamo, è inerte, mi piace definirlo inerte, perché? Perché non si graffia, non si ammacca, forse ammaccare si ammacca, non si graffia, non perde colore. Nel tempo rimane con quell'aspetto lì, hai capito? Quindi volendo eterno, tra virgolette. Sempre in casa Oris, altro diver, o almeno così dice il nome, Eccolo qua. Oris Diver 65, che come sai benissimo ha 100 metri di resistenza all'acqua, nonostante la cronovite. Questa però è la referenza da 36 mm di diametro, 36, eh? che quindi riprende perfettamente le dimensioni del modello originale a cui è ispirato questo modello. Il modello da 40 non mi stava benissimo al polso, quindi ho trovato questa referenza e appunto l'ho comprata, ora è Bravo. andato fuori produzione. Non capisco questa scelta da parte di Oris, visto che comunque avendo questo vetro bombato e la lunetta così piccola, anche la versione 36 mm non è male, anzi ha un grandissimo fascino vintage al polso, secondo me, ovvio diverso da un Oris Aquis o dal Seiko che ti ho fatto vedere prima. Però comunque ha un bellissimo fascino vintage al polso e Certo. infatti mi piace molto per questo motivo. Si vede che non li vendevano. Boh. Passiamo poi a qualche pilot. Pilots, vai. Il primo che ti faccio vedere è questo Sinner 556, orologio da 38 mm che uso È come sporco. everyday, visto che appunto ha 200 metri di resistenza all'acqua, è antimagnetico. Sin ha scelto di mettere il fondello a vista per qualche strana ragione. Scelte particolari Certo. e niente, devo dire, pilot che però è un incredibile. Ora, poi voi vi domandate perché le persone si mettono i guanti, no? Quando, o anche io quando vado in gioielleria o quando faccio le recensioni con i guanti. I guanti servono. Ora, qua si va poi all'esagerazione, c'è gente che è arrivata con i guanti da forno per curarci, ma in linea di principio i guanti servono. Guardate quale ditate che c'ha questo vetro qua. Perché? Perché a maneggiare l'orologio, il vetro, ma anche l'acciaio lucido, gli rimangono le impronte digitali sopra e poi con la fotocamera, le riprese, viene uno schifio così. Quindi i guanti servono, in primis per questo, e in secundis anche perché è dimostrato che l'attenzione delle persone quando ci sono le mani nude va sulle mani e sulle unghie. Questo è poco ma sicuro. Rischi di distrarre la persona dall'orologio alle mani, quindi te ti metti i guanti, non, le persone non vedono più le tue mani e l'orologio rimane pulito. Ecco, una piccola lezione di etica applicata all'orologeria. Everyday per la sua dimensione e le sue specifiche. Bravo. Poi, sempre in casa Sin, ti faccio Vai. vedere il primo orologio che ho acquistato su questa fascia di prezzo, ovvero il Sin 104, consigliato da Tristano di The Urban Gentry Ah in un beh, video di allora. molti anni fa. Lui la versione nera, io ho visto questa versione bianca, me ne sono innamorato e l'ho preso.
rimane tuttora uno dei miei orologi preferiti di sempre, e niente, ci sono molto affezionato perché ha dato inizio a tutto questo. Passiamo poi a orologi un pochino più eleganti. Ho Vai. questo Seiko per Tic Carino. Tac, non mi ricordo il nome della referenza, però so di per certo che è una limited edition per Tic Tac, che è un rivenditore giapponese. Riprende molto il Seiko Alpinist che ho a casa, la versione verde che è diventata molto famosa qualche anno fa e da cui prende ispirazione tutta la linea Prospex Alpinist. Però a differenza di quel modello, questo non ha il compasso, quindi guadagna a livello di eleganza. Sfortunatamente l'hanno fatto 40 mm invece che tenerlo 38 come il vecchio modello Alpinist. E niente, questo mi piaceva particolarmente per il quadrante grigio, perché Bello, orologi bello, col quadrante piace. grigio se ne vedono pochi, specialmente fatti bene. Questo è un altro ottimo everyday, un pochino più fragile, diciamo, perché ha solo 100 metri di resistenza all'acqua, però comunque è molto bello. Mi piace Yes. molto. Poi, sempre in casa Seiko, questo è arrivato da Il Gran Ballon di Torino, Che cos'è? un piccolo Seiko Kinetic che ho sistemato. Ah, Quando l'ho preso non eschinetto. si muoveva e ho cercato un attimo online l'accumulatore, Ah. comprato per una spesa di 70 euro totali, direi un ottimo affare, condizioni oneste, e visto che un movimento kinetic in collezione mi mancava, avendo molti Seiko, Bravo. l'ho preso senza pensarci troppo perché a 50 euro l'ho reputato un buon affare. Hai fatto bene, dai. Poi ultimo orologio Cos'è? digitale. Casio G-Shock GV5000, definito il singolo Casio da comprare se si vuole un Casio senza fare la collezione. E niente, l'ho moddato con questo cinturino in nylon e questa gabbietta per La gabbietta. fare lo stile Jurassic Park, diciamo, se così si può Jurassic dire. E Park. niente, anche questo qua lo uso quando devo fare cose un pochino più violente che potrebbero mettere a rischio La gli vita. orologi automatici. Ma smettila. Ti faccio vedere ora l'orologio più importante della mia collezione, ovvero questo. Cos'è? Questa è la mia tesi di triennale e non ci crederai, ma è il modulo di ricarica automatico di un'ETA 2824 riprogettato secondo le normative industriali, quindi la ISO 6336, le definizioni di Lewis per appunto il progetto delle ruote dentate. In questo caso è disposto su un asse. Ho usato questa semplificazione, diciamo, normalmente sarebbe posto a mezza luna e niente, ho voluto unire la mia passione per la meccanica e diciamo, il mio corso di studi con la mia passione per gli orologi e ho presentato questa tesi dove ho fatto tutto autonomamente dal disegno SolidWorks al progetto del riduttore. Alla fine questo qua è un semplice riduttore, qua c'è il rotore col peso. E qui c'è la ruota in corrispondenza del barile di carica. E questo è in scala 1:8 rispetto al progetto. E il rapporto di riduzione è circa 1 a 150, quindi bello tosto. E niente. Poi la mia domanda si collega appunto alla questione didattica. Io vorrei fare come tesi magistrale un'altra tesi sugli orologi, però vorrei fare in azienda. E ho provato per conto mio a guardare varie aziende. Diciamo che è un po' complicato farsi rispondere o trovare posto, perché ho contattato ETA e erano molto interessati ma non avevano posti, ho contattato Squale ma non producono casse cioè producono le casse nel senso che il proprietario le progetta ma non le fanno loro, si affidano ad altre aziende in Svizzera e quindi volevo chiederti se tu avessi qualche contatto, qualche suggerimento per trovare un posto in cui innanzitutto fare tesi e tirocini e poi in caso andare a lavorare in qualsiasi parte del mondo, sono disposto a muovermi ovunque e niente, ti faccio i complimenti per il canale e vi saluto Grazie, tutti e grazie. grazie per lo E niente, spazio che mi hai dedicato. stavo pensando, Love, a questa tua richiesta che insomma mi mette anche un po' in difficoltà, cioè non è che mi viene in mente quello che più o meno si è andato a chiedere a ETA è come andare a chiedere a Google, cioè una roba del genere gigantesca, no? Io se fossi in te proverei a chiedere, oppure se ci sta anche ascoltando, guardando.
Il signor De Paola, che è il titolare di Landeron, che è in Svizzera, nella parte vicino alla Germania della Svizzera, loro fanno calibri, hanno anche una ricerca e sviluppo abbastanza avanzata. Ultimamente hanno acquistato anche un'altra azienda, l'hanno inglobata in Landeron. Lui mi sembra una brava persona, ecco, come si suol dire. Magari gli si apre il cuore e ti può anche aprire le porte per fare questo tirocinio, questo studio, questa voglia di imparare. Poi per il lavoro si vedrà, magari se sei bravo ti prendono anche. Io comunque ti consiglio, anche se non ti contattasse lui, no, di contattare il signor De Paola, di Landeron, eh? In qualche modo lo trovi. Comunque per il resto begli orologi, la passione si vede che c'è, simpatico anche quel modellino finale con il treno di ruote. Treno del tempo lì con la ricarica che va a finire al bariletto, simpatico, ma era unidirezionale, cioè non c'era la possibilità che se gira dall'altra parte si carica ugualmente. No, era unidirezionale, mi sembra. Vabbè, comunque, saluti e baci, prossimo video. Ciao Davide e ciao a tutti Ciao, gli amici del canale, io sono amici. Tommaso, ho 17 anni e da poco ho iniziato ad appassionarmi al mondo degli orologi, da circa Bravo, un annetto. Senza diciassette. dilungarmi troppo, direi di iniziare con la collezione, non è tutto Dai, questo granché, però ci sto vediamo. lavorando e vediamo come si evolverà nel Vediamo. tempo. Allora, inizierei dall'orologio proprio che mi ha fatto appassionare, che è questo Invicta Drive. Lo Invicta. so, sì, questo orologio si prende tutto l'odio del mondo, però per me è estremamente importante. È stato il primo orologio su cui ho messo le mani, monta un NH35, e quando mi arrivò, visto che lo ordinai su Amazon, era estremamente impreciso, aveva uno scarto di meno 25 secondi al giorno. E io da solo l'ho aperto e ho cercato di regolare il movimento, adesso mi fa più 5 secondi al giorno, Bravo, quindi direi che è un buon risultato. In bravo. più lo indosso praticamente sempre, infatti il bracciale è rovinato ed è un orologio che sta crescendo con me, diciamo. Come si può vedere, la ghiera non è la sua originale, non monta un inserto ghiera in alluminio come in precedenza, ma ora ne monta uno in ceramica perché, visto che è resistente a 20 atmosfere di pressione, io quest'estate sono andato al mare molto spesso con lui, ci ho nuotato pure tanto. E una volta, mentre avevo finito una sessione di nuoto, vado a controllare l'ora e l'inserto ghiera era sparito. Allora io lo ordinai da AliExpress ed eccolo qua, con l'inserto ghiera in ceramica. Allora. Bravo, allora, bravo, bravo, bravo. Mi è piaciuta la funzione che ha svolto questo Invicta di bassa lega, diciamo, no? Per un appassionato. Vedi, a volte, come dicono molti, i nostri orologi qua, mezze ciofeche, servono per instradare. Sì, giustamente, son felice, però il problema è quando invece le persone in avanzato stato di decomposizione, no, in avanzato stato di collezione, continuano imperterriti a comprarsi orologi, copie su copie, Invicta, Pagani, per farsi una collezione piena. Cioè, è lì che mi domando e mi dico: ma dove stiamo andando? Dove stai andando? Dove vuoi andare? Cosa stai facendo? Un fiorino, hai capito? Invece nel tuo caso va bene. Anche poi la capacità di mettere le mani, cioè l'hai aperto e qua viene il punto, hai regolato la racchetta e l'hai richiuso, poi ti vai a fare le immersioni a 20, al mare, nuoti, dici che 20 atmosfere le regge, ma una volta che hai aperto il fondello, dopo andrebbe rifatta la prova a impermeabilità, perché non si sa come l'hai chiuso, se l'hai chiuso, la guarnizione ha cambiato anche impercettibilmente posizione, quindi magari un'infiltrazione, no? Vabbè, poi il discorso della ghiera che è saltata. Possibile senza accorgerti, un bel colpone l'avrei dato, eh. Vabbè, comunque l'hai messa in ceramica, così ora se la perdi, perdi quella in ceramica che costa di più. Bravo. Andando avanti, io direi di passare al mondo degli swatch, Ah. iniziando da questo Swatch Chrono del 1990. Non so Oh. come mai lo trovai su eBay e mi incuriosì molto, e provai a vincere l'asta ed eccolo qui. Non è niente di che, però è carino. Certo, non mi piace proprio la filosofia Swatch che l'orologio è irreparabile anche perché è un buon calibro e non so come, non ho mai visto un quarzo, diciamo, forse anche per inesperienza, che monta 22
Rubini, quindi Non lo so. ci sono proprio affezionato anche a lui. Ora ti hai detto che hai vinto un'asta, ecco, questa qua è una terminologia che è ingannevole, no? Perché va a finire così, hai provato a vincere un'asta, cioè ti sei lasciato trasportare praticamente, perché non hai vinto, ti sei aggiudicato un oggetto, cioè hai speso più soldi di quelli che gli altri erano disposti a spendere, capito? Non è che hai vinto, ti sei aggiudicato, quindi la psicologia dell'acquisto compulsivo va a finire anche lì. E te lo sei aggiudicato e ora ce l'hai e mo te lo tieni. Continuando con il mondo Swatch, passiamo a un acquisto del mercatino, che è questo Swatch Irony del 97, pagato solo 10 euro. Ah beh. Funziona perfettamente, è carino ed è estremamente rumoroso. Non so come mai il movimento proprio quasi ti tiene sveglio la notte. Sembra di avere una sveglia di quelle Boh. al muro, però è un. Proprio carino, per 10 Carino. euro ci sta tanto. Tanto. Continuando con l'ultimo swatch, Vai. questo Irony Scuba del, se non mi sbaglio, 93, che anche se non funziona, mi è stato regalato da una persona estremamente importante, e quindi lo tengo come ricordo. Peccato, vorrei provare ad aggiustarlo, ma non ho i mezzi, so che gli Irony si possono aprire da sopra, però non ho i mezzi e anzi mi vorrei comprare lo smagnetizzatore per orologi perché da quello che posso capire questo orologio si è magnetizzato, proprio non vuole andare. Un gran peccato, però anche se non dovessi riuscire a farlo funzionare va bene così, è un ricordo e questo è l'importante, Ma diciamo. certo, è un oggetto. Andando avanti, passiamo al mio G-Shock. Ecco, da quando sull'Invicta mi cadde in acqua l'inserto ghiera, decisi di comprare un G-Shock perché è estremamente affidabile, anche lui resiste a 20 atmosfere di pressione dell'acqua e proprio lui non mi ha mai dato problemi. Lo uso anche per l'attività sportiva del tennis. E praticamente tutti i giorni, essendo a scuola che sto studiando elettronica, spesso vado in laboratorio di elettronica e lì ci sono campi magnetici abbastanza forti e lui non avendo un motore, essendo un orologio digitale, non ne risente proprio e quindi è entrato, diciamo, di forza nei miei everyday watch, lo indosso quasi sempre. Fantastico, mi porta soddisfazione. In più ho dato la fissa del G-Shock pure a mio padre e anche lui se ne è comprato uno proprio sempre per il nuoto. Va bene, dai. Cos'è? Allora, l'ultimo orologio della mia collezione è questo Bulova al quarzo del 1984, credo, non vorrei sbagliare. Mi è stato regalato da mio padre, è un orologio al quarzo, è carino perché è solamente un 32 mm, però non avendo un polso grande mi sta benissimo alle fasi lunari ed in più il datario. Qua Ma dentro c'è rimasta la pila per all'incirca 30 anni ed non ci credo. infatti la paura era che montandone una nuova, che l'orologio non potesse ripartire ed invece così non è stato. L'orologio è ripartito subito, anzi anche abbastanza bene, molto preciso. E vorrei sapere proprio il calibro che c'è dentro, anche se non sono riuscito in nessun modo a trovarlo. Io credo che sia un'ETA, ma non Penso vorrei anch'io. sbagliare. Comunque, per me questo forse è l'orologio più importante della collezione perché mi è stato regalato da mio padre e lo indosso con piena fierezza. Ah, con fierezza, m'hai fregato. Allora, sì, la mia collezione non è proprio fantastica, però va bene, essendo che ancora non lavoro, quindi quando ogni tanto posso mettere qualcosina da parte, diciamo quando posso permettermi qualcosa che mi piace, me lo prendo. Bravo. Adesso tra poco farò 18 anni e voglio un orologio che possa ricordarmi, che mi duri nel tempo e che possa ricordarmi che
L'ho preso in occasione dei 18 anni. Sono veramente indeciso perché vorrei uno Zenith o un Omega Vintage. Ce ne sono tantissimi, soprattutto visto Omega della serie Seamaster. Però anche sul nuovo sono indecisissimo. C'è il Glisin Combat Sub in parità 39, sembra perfetto. C'è anche l'Hamilton Khaki Mechanical da 38. E quindi non so proprio dove andare, diciamo. Se tu potevi consigliarmi qualcosa, e ti ringrazio in anticipo. Figurati. Allora, io ti saluto e saluto a tutti gli amici del canale. Ciao 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 a ciao tutti. ciao. Ciao. Allora, mi chiedi un suggerimento. Allora, io non saprei proprio dirti un orologio ben preciso da suggerirti, no? Però se è il tuo orologio dei 18 anni che vuoi poi portarlo avanti nel tempo da tenere per sempre, che ti ricordi i 18 anni, io ti consiglio di non prendere un vintage. Ora, so che magari mi attirerò le ire di molti, ma perché devi prendere un orologio che ha già vissuto e che poi è anche poco affidabile, lo puoi utilizzare in determinate situazioni, non sempre. Lui ha già vissuto, ha già fatto la sua vita. Gli orologi vintage vanno acquistati con lo spirito di farli sopravvivere ancora nel tempo, cioè fargli prolungare la vita che hanno iniziato con qualcuno, proseguito e poi proseguirà. Te invece vuoi un orologio che inizia la vita con te e che invecchia con te, quindi lo devi prendere nuovo. Mi sembra di aver capito che il tuo budget è intorno ai 500-600 euro. Gli orologi che hai detto vanno benissimo, perché un Hamilton o un Glisin vanno benissimo, e poi ce ne sono tanti altri, ma tanto ne devi scegliere uno, ce ne sarà uno che ti piace più degli altri. Vai in base al gusto estetico, no? Ho visto che ormai di orologi ci capisci, nel senso quali marchi prendere, quali non prendere. E vai e colpisci, ma che sia nuovo, lo prendi nuovo e inizia i 18 anni con te. Quando ne avrai 58, saranno 40 anni che è con te e avrà l'aspetto di un orologio vissuto. Ma perché è vissuto con te? Non perché l'hai comprato già vissuto. Ciao a tutti, sono Ciao, Antonio da Antonio, Pistoia. Vi Pistoia. mostro la mia collezione di orologi. Il Vai. primo pezzo è un Bommercier del 1978 automatico con cassa da 33. 33 Passiamo agli anni 80 con un Longines quarzo Longines. in ceramica, un modello che onestamente non ho mai visto in giro, forse sono l'unico che l'ha acquistato. Non ho visto nemmeno io, però mi piace. Sempre Longines, sempre Longines. quarzo, sempre anni 80, C'ho anch'io fondatario. fatto così. Questo orologio era di mio padre. Bellino. Ancora Longines, ma stavolta siamo Longines. sull'automatico, un cronografo. È stato fatto lucidare e revisionare poco tempo fa. Cinturino aftermarket. E va bene, è carino, simpa, bianco, tutto bianco. Ancora anni 80. Con un orologio quadrato, un Foxhill Foxil. automatico, Foxil. movimento a vista, si chiamava Automatic. Automatic. Eccolo. Gli Poi. anni 80 finiscono con questo Seiko Kinetic, a quei tempi era un'innovazione. Questo è il modello da 33, esisteva anche un Addirittura. modello più grande da 39. Questo è da Particolare. 33 perché in realtà io l'avevo comprato per mia moglie. C'era Ah. quello da 39 che a quei tempi era per maschi, ma Maschi. devo dire che metto volentieri anche questo più piccolo. Ma sì. Gli anni 90 iniziano con questo Citizen Pilot Imbroglio. al titanio. Ho anche il bracciale in titanio, ma preferisco questo aftermarket in pelle. Bravo. Sempre anni 90, questo Eberhard, molto particolare perché ha il quadrante delle ore a ore 12, il quadrante dei minuti a ore 6 e i secondi che girano lungo tutto il quadrante. Io preferisco, si chiama regolatore. Io più che la sfera dei secondi che gira al centro così grande è fuorviante. Io avrei preferito, come di solito, nel piccolo contatore ore 12 le ore,
la sfera grande dei minuti, così te riesci subito al colpo d'occhio a capire che ore sono, no? E piccoli secondi in fondo che girano, che non danno fastidio. Quella lì, te ora per vedere l'ora devi mettere, sarà solo questione d'abitudine, ma devi metterti così a pensare ore e minuti laggiù in fondo e fare subito l'aggancio, l'incastro, no? Con quella in mezzo che ti gira tra i scatoloni, così. Però. Il movimento è molto bello, è a vista, Ma che è un bello! modello Criterium 31031. Bello! Bel calibro. Un altro quarzo sempre degli anni 90, stavolta è un Hamilton, un Field, particolare perché i secondi vengono azionati da questo pulsante che vedete sotto la corona e Monopulsante. riparte. Ma un quarzo. Un quarzo. Questo invece è un Braille Manta degli anni 2000, è un rifacimento di un modello vintage, mi piaceva per i colori e E l'ho l'ho preso. comprato. Sapevo io. Pum. Questo è il classico Citizen New York 0040, New York. un orologio entry level molto bello, subacqueo, Molto bello. rapporto qualità-prezzo, come sapete, è, insomma, fantastico. Molto bello. C'è poco da dire. Poi abbiamo due Seiko che ve li mostro insieme. Sono due Seiko 5. Il cinturino è aftermarket perché i cinturini che sono arrivati non mi piacevano. In particolare quello acciaio e placcato oro alla mia mano destra è particolare perché i giorni, oltre che essere in inglese, sono in tedesco. Robot Ci sono anche due HTT. orologi di micro brand. Quello a sinistra è un Pallettoni di HTD, è stato acquistato in prevendita, Capisco. un orologio che mi piace molto. Ma sì. A destra invece avete un orologio, un Atticus Meteora americano. Entrambi montano un movimento Miota della serie 9000. Bravi. Boom. Ecco una cinesata, è un Suges, l'ho acquistato perché mi piaceva molto il movimento Seagull, eccolo qui, col fondello a vista. Per finire, tre vintage, un Racheta Racchetta. russo, cinturino originale, Bravo. 24 ore. Mamma mia. Un Ruben Grand Buren. Prix. Come Ruben? Buren. Ruben. E per finire, ultimo, un GVC GVC. vintage, GVC. tripla cassa, veramente un movimento fantastico. Forse è il pezzo più IVC. bello della collezione. Ah, coi nomi non è che. Fine. Ciao a tutti. Ciao! Coi nomi non è che ce l'hai azzeccata tanto. Ruben era un Buren, JVC come le televisioni, e invece è un IVC, un IWC. Poi il Foxy l'avevi detto all'inizio, poi avevi sbagliato anche un altro nome. Cioè, coi nomi non te la cavi tanto. Invece con gli orologi nemmeno, perché insomma non se ne salva quasi uno. Comunque, dai. Diciamo che si è promosso, non me ne ricordo nemmeno più della tristezza che mi fanno questi che mi hanno fatto. Ma no, tutta quella serie di Longines vintage, veramente, cioè, se andavo a pescarli con il lanternino, poi quarzoni, bre, Seiko 5, Citizen Pro Master, HTD carino, insomma, via. Prossimo video che è meglio, va. Ciao Davide, sono Ciao. Ivan da Palermo, Ciao Ivan. ti seguo da molto tempo e con piacere e anche io vorrei farti vedere la mia piccola collezione. Cominciamoci dai quarzoni a batteria. A batteria. Ma Questo è il primo orologio di quando ero c'è ragazzino, la anni musica. Che 90, è un Seiko, un Sector, palle. perdonami, quando la Sector faceva ancora, diciamo, dei bei orologi. Bello. È massiccio, movimento ETA, Swiss made. Swiss. È Poi bello, secondo c'ho questo Citizen Pro Master titanio, è un wow. orologio cronografo, fa da sveglia, lo uso quando vado in moto e non mi preoccupo di sbatterlo, Ecco. ecco. Questo Bulova Lunar Pilot col movimento Precisionist, la caratteristica è che la lancetta dei secondi fa uno scatto ogni mezzo secondo. Grazioso,
un po' grandetto, ma anche questo mi dà soddisfazioni. Soddisfazioni. Adesso passiamo agli automatici. Mido Multifort, automatico. Anche questo un bel orologio. Già qua parliamo di una, ecco, di una fascia un po' più importante, un automatico, una bella cassa, un bel movimento, una bella corona a vite. Poi andiamo a questo... Come dà fastidio la musica sottofondo, ragazzi. Quando fate un video non metteteci la musica sottofondo, era già uscito, mi confonde. Cioè non riesco a concentrarmi sull'orologio, sento pitipin, piripin, 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 e anche basta, no? Questo gentleman, un orologio che indosso con la camicia. Ah, sì? Diciamo un dress watch. Un dress watch. Poi questo di qua, che è uno Steinhardt Ocean One. Anche questo è un bel orologio, per me fatto molto bene, massiccio. Certo. Tiene ottimamente il tempo, ha un movimento sellita SV200, una bella corona a vite, bella ferrata, una bella ghiera. Poi... Non assomiglia a nessuno, questo di no? qua. È un orologio che ho assemblato io non faccio l'orologiaio, ma mi piace armeggiare un po' con gli strumenti. Ho comprato questa cassa su eBay, ho scelto questo quadrante verde, un movimento Seiko NH35, che sono movimenti che... sono belli, robusti e anche economici. E lo indosso quando voglio far vedere ai miei amici, guarda che ho fatto. Adesso passiamo ai vintage. Vai. Questo è un Seiko 5 che era di mio papà. Penso che sia fine anni 60, inizio anni 80. L'ho fatto revisionare perché era molto sporco dentro. Infatti si vedono un po' i segni del tempo. La cassa è in ottone, mi sembra che sia in metallo placcata. Dorata, sì. E questo, vabbè, se non sbaglio, è i fine anni 60. Poi andiamo a questo, che è il pezzo secondo me più bello della mia collezione. È un Longines 7515, è un orologio automatico full gold. Questo sto aspettando dalla Longines l'estratto di il documento che mi sa dire l'effettivo anno di costruzione. Estratto d'archivio. Tutto in oro rosa. Ho sostituito il vetro, ho lucidato la cassa. Il movimento non richiede almeno una revisione, perché al cronocomparatore mi dice che è più 40 secondi. Ho cambiato il cinturino perché era in pessime condizioni, ma ho salvato il suo ardiglione originale. Bello. Bello orologio, non lo indosso perché per il mio polso è piccolino, però mi piace averlo in collezione, perché secondo me fra tutti questi è quello che mi piace di più, non indossarlo ma averlo. E questo è l'orologio del futuro. Sto aspettando di ricevere su eBay altri meccanismi e altro quadrante. La mia compagna ne vuole fatto uno simile a quello mio. Ne vuole fatto uno. E niente, Davide, io ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato. Ma figurati. In bocca al lupo per il tuo canale e grazie. Saluto tutti gli iscritti. Ciao e un buona caro serata. Saluto. Ciao 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 ciao. Dai, una collezioncina umile, simpatica, nei quali come orologi moderni spiccano il Mido e il Tissot Gentleman, che non è un dress watch, è un orologio elegante e sportivo. E tra i vintage sicuramente quel 30L lì, presumo che sia il calibro Longines. No, a vederlo così non mi sembra che ci siano delle cose particolarmente strane, corone, bla 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 bla. Mi sembra che abbastanza, forse è un po' troppo pulito il quadrante, ma da qui a dire che è ristampato ce ne passa. Secondo me potrebbe essere anche benissimo originale così pulito. L'orologio del futuro va a finire che diventa un Dejas 41, cos'è, con quella ghiera lì così, come ti sei fatto l'Explorer verde, l'Explorer de Noartri, per far vedere ai tuoi amici, guarda un po' cosa mi sono costruito, cazzo, numero uno sei. Va bene, poi cosa c'era di altro interessante? Niente, di interessante proprio niente, perché c'era quel Brailone, quel Sector all'inizio, lo Steinhardt che è uguale identico alla copia del Submariner, no? Siccome però la fanno i tedeschi della Steinhardt, allora è belli. Oh, sono le ciofeche anche quelle lì, c'era una copia pari 1-1, te la faccio pagare 800, quanto costa? Non lo so, ma perché non ti pigliassi un altro bello orologio con 800 euro? Boh, mi sembra di aver detto tutto. Vi ringrazio per essere arrivati fino qua e non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti fissi, che come sempre sono, quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love!